Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È una sorta di appunti di viaggio un po' particolare perché appunto vi andrò a consigliare dei canali YouTube che trattano del tema dei viaggi, quindi simili al mio. In particolare la mia scelta è stata su dei canali piccoli, con meno di 1000 iscritti per la precisione, e che perderebbero la partnership con le regole di YouTube che verranno appunto introdotte a breve. Non c'è momento migliore per sponsorizzare dei canali che sono piccoli, ma che secondo me almeno meriterebbero molti più iscritti di quelli che hanno. Il primo canale che vi suggerisco di andare a vedere è quello di Stronzetti, da cui ho preso un pochino l'idea di questo video. Appunto, ho fatto un video simile, non proprio uguale, ma le ho un pochino rubato l'idea. Il canale è principalmente di una ragazza, ma da poco si è aggiunto anche un ragazzo, Orso, un expat e guida ad Amsterdam. Quindi se volete appunto, se siete interessati appunto al tema degli italiani all'estero, eccetera, andate a vedere il suo canale perché merita. Secondo canale che vi suggerisco è quello di un mio conterraneo friulano che è Marco Aries. Appunto, come me è friulano e come me, addirittura prima di me, aveva cominciato un suo progetto sul Friuli, hashtag FVG. Quindi se vi piacciono i miei video dal Friuli, andate a vedere anche i suoi perché numero uno ne ha molti di più e numero due secondo me sono anche fatti molto meglio. Poi sono gusti in realtà. Non ha solo video dal Friuli, ovviamente ha video da un po' tutto il mondo, so, è stato in Giappone, è stato a Berlino, a Budapest, eccetera, quindi andate a vedere il suo canale e parla anche di fotografia se vi interessa. Terzo canale suggerito, Pedalando Mi Perdo, è un friulano anche lui e l'ho scoperto grazie alla mia collega di lavoro in biblioteca e è un ciclo viaggiatore. Il canale si è aperto con il suo viaggio nel sud-est asiatico e adesso in questo periodo, nel senso, con i video, è arrivato all'Australia. È da un po' che non pubblica in realtà, ma spero che possa riprendere a pubblicare video con continuità perché a me personalmente piacciono questo tipo di avventure che non avrei nemmeno il coraggio di fare. Quarto canale consigliato è quello di Random Traveler, è un ragazzo molto giovane, almeno da quello che mi sembra. E fa dei video abbastanza simili come strutture miei, quindi almeno quelli di viaggio, quindi l'inizio e la fine del video sono parlati, quindi spiego un attimino la situazione e la parte centrale è il montaggio e musica, appunto. Anche lui, appunto, è un canale consigliatissimo. Quinto canale è un canale che ho scoperto da poco e si tratta di Fatti di Viaggi, è il canale di una coppia, quindi cambiamo un pochino stile di viaggio. E appunto ve lo consiglio appunto se siete una coppia e volete sapere dove andare, cosa fare, eccetera. Sesto canale consigliato, cambiando ancora un pochino target, è Bambini con la valigia, che appunto si rivolge più che altro alle famiglie, non ai viaggiatori solitari o alle coppie, poi ovviamente potete comunque guardarvi il canale come faccio io, a me piacciono comunque molto i loro video. Anche se comunque appunto il target specifico sono le famiglie. Settimo e ultimo canale è Positivi Trip, anche loro sono una coppia, li ho scoperti da poco, hanno una bella serie sull'Australia come me, solo che loro ci sono stati 2 anni e nel momento in cui vi parlo, in questo periodo, stanno pubblicando dei video da Bali, quindi in Indonesia. Molto interessanti, molto ben fatti, quindi anche loro consigliatissimi. Tutti i link dei canali che vi ho menzionato li trovate in descrizione insieme ai miei canali social in cui potete seguirmi anche al di fuori dei video settimanali. Ci sono molte novità in arrivo, quindi mi raccomando non perdetevele. Se andate in uno di questi canali e vi iscrivete, ditegli che vi mando io. Magari vorranno appunto essere coinvolti in questo progetto tra virgolette di video e appunto fare un video anche loro in cui appunto consigliano canali da scoprire appunto a tema viaggi. Se il video l'avete trovato interessante lasciate un like e condividetelo con i vostri amici in modo tale da farvi scoprire nuovi canali YouTube da seguire. Se avete un canale da consigliarmi che pensate che possa piacermi lasciate un commento qui sotto, io gli darò un'occhiata, non prometto di iscrivermi, però almeno qualche visualizzazione ve la faccio fare. Detto questo, io vi lascio e vi dico come al solito, have a nice life.